Amici che visti nel canale questa Second Side, ben ritrovati su Football Manager 2024. La nostra carriera con Giuliano procede in maniera assolutamente disincantata. Questa squadra sta giocando al di sopra delle mie più rosee aspettative, il che non dico che è un male, anzi, al contrario, signori. Però, come ho già risposto ad alcuni di voi che con grande positività stanno abbracciando questa serie e ci stanno dando il loro massimo supporto, arriveranno tempi bui, ragazzi. Arriveranno tempi bui. Noi cerchiamo di accumulare più punti possibili per una tranquilla salvezza che possa passare anche dai playout, ma al momento noi distiamo 6 punti dai playout, quindi manteniamoci così perché stiamo andando alla grande. Ora noi giocheremo una trasferta importantissima perché si va contro il Messina, che anch'esso è partito a bomba con 13 punti in questo momento. Classifica là sopra piuttosto corta, eccezione fatta per il Catania che sta volando, ma secondo me il Catania farà un campionato a parte. Abbiamo già giocato la partita di Coppa Italia che, come vi avevo anticipato, l'avremmo bypassata ed è così successo. Abbiamo perso 2-1 in casa contro l'Ascoli, ma ho messo le terze linee, praticamente ho giocato con giocatori che praticamente non toccheranno forse mai più il pallone quest'anno. Quindi va bene così, perché la Coppa Italia in questo caso sarebbe stata solo esclusivamente una perdita di tempo inutile. Per il momento, come vedete, godiamo dei favori sia della società che dei tifosi, il che va benissimo. Atmosfera in squadra e nello spogliatoio è buona, il sostegno all'allenatore per il momento è medio. Questo perché? Perché ci siamo insediati da pochissimo nella panchina del Giuliano. Come di consueto si apre la giornata con un big match, signori, l'anticipo direi del campionato, il Catania-Avellino, due squadre che sicuramente sono pronte per fare un campionato di vertice, ma il Catania quest'anno, come vedete, non ne ha per nessuno, vince 1-0, batte pure l'Avellino e adesso, signori, sono 7 su 7. Vinte, squadra che non si arresta minimamente. Crotone Monterosi, Crotone ferita di questo campionato, Latina Cerignola, regina Virtus Francavilla. Regina ha bisogno di uscire dalla zona retrocessione, quindi cerca punti pesanti in casa. Monopoli Casertana, poi abbiamo Torres Potenza, Messina Giuliano, Juve Stabia Foggia, altro big match, Taranto Fidelisandria e Turris Brindisi. Crotone batte Monterosi 2-0, come vedete il Crotone adesso si riprende un po' la classifica, il Cerignola va a vincere a Latina per 2-1, continua a perdere la Regina, ragazzi, 1-0 in casa contro una modesta Virtus Francavilla. Monopoli Casertana 0-0, Monopoli ridimensionato, la Torres altra delusa e deludente di questo momentaneo inizio di campionato, perde in casa contro il Potenza per 2-0 e ora ci siamo. Ce la giochiamo così con Marcheggiani, Iabre, Caldore, Polen, Giusti a destra che purtroppo ancora non può fare altro che sostituire Rondinella. Abbiamo Gladestoni, Marconi, Labriola, Ovisak a destra, ritorna e poi Didio, mi dico Didio. Ala, lo mettiamo come ala, ragazzi. Ala a supporto o ala a supporto, sì, direi ala a supporto. Mentre invece Ovisak gli facciamo fare l'attaccante esterno in attacco. Il Messina invece di Andrea Pagan gioca con il nostro modulo a specchio, con De Matteis in porta, Groppelli, Valisena, Berto, Silvestro, Buona Volontà, Bangala, Jacopo Martini, Sebastiano Lombardo, Davide Manarelli e là davanti Carmine Iannone. Squadra che rispetto a quella attuale è tutta cambiata, quella attuale dico quella della realtà. Franco Scoglio, ovviamente stadio dalle grandi potenzialità, ma che al momento, come vedete, è praticamente quasi del tutto vuoto. Lombardo, è proprio i padroni di casa che si affacciano sulla fascia destra. Il Lombardo pressato da Iabre. Ripartiamo però noi in contropiede con Bisani. Signore, stop elegante di petto. Bisani che a caccia del suo primo gol. Qui lo sfiora. Lo sfiora al 20esimo. Groppelli dalla bandierina. Batti, ribatti, attenzione qui la traversa di Groppelli. Ancora Manarelli che prende la palla, l'azione potrebbe anche finire con nulla di fatto, ma invece sì, finisce proprio così, signori. Un'occasione per parte al momento, clamorosa la traversa di Groppelli del Messina. Didio dalla bandierina, oggi il suo esordio in questo campionato viene da un infortunio lunghissimo. Iabre, proprio per Didio, di prima Gladestoni, Gladestoni indietro per Caldore, Caldore apre ancora per Didio e mette al centro, colpo di testa di Bisani, però di cima del tiro, il gran gol!
qui un'incertezza difensiva da parte dei due di centrali giallorossi. Ne approfitta Marconi con la sua, immagino, seconda o terza rete quest'anno, non l'ho ancora visto. Qui c'è stato proprio Martini che per un attimo si è bloccato. Marconi non ci ha pensato due volte, sorprende De Matteis che nulla ha potuto su questa bordata di sinistro improvvisa. 1-0 Giuliano al 38esimo, finisce 1-0 il primo tempo con la rete sorprendente di Marconi. Non aveva comunque fatto molto il Messina per impensierirci. Inizia il secondo tempo, c'è stata solo una traversa di Groppelli al 23esimo, ma null'altro. Poi arriva Marconi e cambia le carte in regola. Siamo al 65esimo, 20esimo della ripresa ed è proprio il Giuliano che, come detto, gioca con molta tranquillità, come se non avesse veramente nulla da perdere. Diabre per Marconi di prima, Labriola, giro palla incessante, Ovisak, attenzione, si allunga Ovisak, mette al centro, dall'altra parte arriva Diabre ancora una volta, è fulminio nei suoi scatti. Qui c'è forse calcio di rigore, Martini oggi, pessima prestazione per lui, causa anche il calcio di rigore sui piedi di Didio e la parata, la consegna sulle mani di De Matteis. Qui veramente rigore battuto malissimo. Ancora Giuliano, adesso padrone del campo, arriva il raddoppio di Giusti, incredibile, il terzino che non ci doveva essere la insacca alle spalle di De Matteis, che è incazzatissimo, rimette la palla al centrocampo. E qui un po' sorpreso sul suo palo De Matteis, ma nessuno salta, ci arriva allora Giusti, ragazzi, 2-0 Giuliano. Ma che sta succedendo? Girandola di sostituzioni, e allora esce proprio Didio ed entra Lattieri al posto suo, esce anche Ovisak ed entra Galasso. Cambio dei trequartisti, cambio del, diciamo, attaccante dall'esterno. Ancora Giuliano, ragazzi, che a un minuto dalla fine più recupero se la prende piuttosto comoda, visto che stiamo vincendo per 2-0 fuori casa. Ancora con la testona Lettieri lasciato da solo. Madonna mia, qui Lettieri spreca. Comunque Martini sta facendo forse la partita peggiore della sua storia. Infatti è stato sostituito. Ragazzi, finisce 2-0 del Giuliano a Messina. Ma che stiamo facendo? Ma che campionato stiamo facendo? Agganciamo il Messina al quarto posto, signori, con 13 punti, lo scavalchiamo per virtù della differenza probabilmente negli scontri diretti, e siamo adesso quarti in classifica dopo 7 giornate con 13 punti, 7 punti di vantaggio dalla zona playout. Che ve lo dico a fare, leggiamo gli altri risultati: Foggia va a vincere a Castellammare 1-0, Taranto Fidelissandria 0-0 e Taranto pareggia in casa contro l'ultima in classifica, ha fatto solo due pareggi e tutte e due per 0-0. Turris perde in casa contro il Brindisi per 1-0, la classifica la vedete: Catania 21, Foggia 17, Potenza 16 e poi, incredibile ma vero, Giuliano, Foggia, Avellino, Cerignola e Brindisi con 13 punti. E allora adesso si va in casa e si gioca una partita che sulla carta sembrava all'inizio campionato molto ma molto proibitiva. Giochiamo contro la Fenice, ovvero la Regina, chiamiamolo come giusto che sia, perché hanno riottenuto il loro titolo ed è giusto che li chiamiamo per come storicamente si devono chiamare, Regina, ok? E insomma, giochiamo per l'appunto contro la Regina e sì, ci prepariamo al meglio. Questo è uno sguardo su tutti gli altri campionati, incredibile, guardate la Serie A dopo 6 giornate, guardate chi ha nei primi 4 posti: Genoa, Verona, Fiorentina e Roma, poi sotto c'è il mondo, non ho idea neanche di dove siano Inter e Milan, undicesimi e dodicesimi con 7 e 6 punti. Signore, si aprono le porte per ulteriori panchine interessanti, ma noi, ammira la Serie A, al momento panchine di Serie A al momento è veramente qualcosa di molto molto difficile. Arriva una notizia orribile, ragazzi, come questo gioco riesce a rovinarci. Signori, si infortuna per 3-5 mesi, che si rompe il piede, ragazzi, un cazzo fa a rompersi i piedi. Il piede Ovisak, attaccante nostro, 2 gol fatti, una volta migliore in campo, è il nostro migliore esterno che abbiamo, si va a rompere perché il gioco ci deve creare problemi. Già abbiamo, ragazzi, 4 infortunati, di cui uno pesantissimo. Io chiedo il consulto allo specialista, però questo è un test, perché il gioco che cosa ti sta dicendo? Cosa fai tu, visto che hai problemi abnormi economici in questo momento? Chiedi il consulto allo specialista, che praticamente ha un costo di 9.250 euro, mensili tra le altre cose,
Oppure vai col dottore per 4-5 mesi, usi il medico sociale, quando invece Ovisac potrebbe recuperare in 3-4 mesi, quindi anticipare di un mese. No, io siccome non voglio cadere in questo tranello, dobbiamo usare purtroppo il medico sociale. C'è poco da fare, anche se al momento purtroppo siamo rovinati. Cioè, perdiamo Ovisac per 4 mesi, praticamente lo ritroviamo a febbraio. Ragazzi, che stiamo a parlare? Il gioco è bastardo, è veramente bastardo. È un altro. Caviglia slogata, 6 settimane, uela, uè, abundarem, Foggia Monopoli, derby, ad anticipare la ottava giornata. Foggia, signori, che ambisce a recuperare il Catania, a stare proprio dietro, vince infatti 3-0 e si porta a meno un punto dal Catania, che però ha una partita in meno, ridimensionato un po' il Monopoli, che comunque rimane al momento un punto fuori dai playout. Brindisi Juve Stabia, Casertana Taranto molto interessante, Giuliano Giuliano Regina, Virtus Francavilla Turris, Avellino Messina, altro grande match. Cerignola Crotone per la conferma che il Crotone si sta riprendendo, Fidelis Andria Torres, partita tra poveri in questo momento, poi il Catania va a Monterosi contro, va nel Lazio a giocarsi una partita contro un Monterosi che in questo momento è a ridosso della zona playout e poi abbiamo Potenza Latino per le ambizioni di playoff. Noi ci giochiamo la nostra partita in maniera assolutamente disincantata. Muore Ovisak, viene sostituito purtroppo da Galasso. Galasso ovviamente non può fare l'attaccante esterno, Galasso deve fare l'ala. L'ala a supporto. L'ala a supporto. L'ala a supporto scende un po'. L'attaccante esterno lo può fare di Dio. Però io lo lascio come ala perché quello è il suo ruolo naturale. Pisani va là davanti, Boio ancora, vediamo, Sorrentino recupera ma non è al 100%. Formazione comunque confermata con un Giusti, ragazzi, incredibilmente ritrovato. Giusti gli facciamo fare, sì, lavoro di difesa comunque, va bene così. Poi abbiamo Riabre, Caldore, Pollena e tutto il resto è confermato. Marconi, lui potrebbe fare la mezzala, ma a me va benissimo per il momento come centrocampista di quantità. Non voglio scombinare la nostra tattica. La regina di Zaffaroni si presenta con un 3-5-2, con in porta Miguel Angel Martinez, ex portiere del Catania, Bragaglia, Edoardo Grosso, Marco Ruggero, Vincenzo Silvestro, Thomas Schirò, Pietro Tornaghi. Schirò è forte, ragazzi. Pietro Tornaghi, Filippo Bedini e noi gli daremo un'occhiatina. Poi hanno Luca Valzania. Io vorrei capire come fanno questi. Hanno anche Zunno là davanti, ragazzi. Zunno è un attaccante forte nella Serie C. Come anche Luca Valzania, grande esperienza. Poi hanno Candace Piogbe. Non capisco com'è che siano a 2 punti solamente, ragazzi. È pazzesco. Parte Giuliano Regina, ottava giornata di campionato. Facciamo comunque attenzione all'avversario. È proprio la Regina che prova ad offenderci. Silvestro, indietro per Grosso, appoggio per Schirò. Attenzione, ancora Ruggero. Siamo pressati perché noi generalmente per tattica pressiamo molto alti. Però ci scopriamo, come vedete, anche abbastanza. Silvestro comunque non. Ah, attenzione perché qui c'era comunque calcio di rigore, molto probabilmente. Candace porta in vantaggio la regina, signori, dopo 16 minuti. Incoraggiamo la nostra squadra. Non ho fatto rivedere il gol, scusatemi. Troppa premura di recuperare la partita. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare quantomeno il pari immediatamente. Ci prova Marcone a distendersi sulla fascia di sinistra, scodella al centro. Arriva il gol di Pisani, la seconda rete per lui, signore. 17 anni, 17 anni, ragazzi. Immediatamente, e questo psicologicamente, ragazzi, denota che la squadra è sul pezzo, perché nonostante lo svantaggio, qui completamente lasciato solo. Martinez non poteva fare molto. 1 a 1, la riprendiamo al 16° minuto. Ancora Zunno. Battuta, bellissimo, alto sopra la traversa. Scheggia appena la rete dall'alto. E allora Giusti per il Giuliano che prova a rispondere ad una regina oggi venuta con intenzioni abbastanza positive. Didio Gladessone di prima per la Briola, giriamo benissimo. Ancora Pisani oggi molto ispirato a Galasso. Opera da ala, oggi mette al centro ancora Pisani, si gira al centro, la conclusione, la palla ribattuta su Grosso, finisce in calcio d'angolo. Adesso stiamo mettendo un po' di pressione
agli Amaranto, ancora Didio dalla bandierina, palla che comunque viene recuperata sempre dallo stesso Didio, appoggia dietro a Gladestone che potrebbe provare la conclusione, invece ancora ci rifugiamo indietro, Marconi, Gladestone indietro per, e qui palla sprecata dal nostro Caldore. 28esimo 1-1, ma partita dai grandi ritmi. Ora Giuliano con Didio, la battuta alta sopra la traversa di un millimetro. E allora 1-1 alla conclusione del primo tempo. Possiamo fare meglio, stiamo un po' increscendo, ma attenzione perché questa regina non mi convince molto. Quando vedo partite così bloccate un po' mi preoccupo. Parte comunque la ripresa subito con il Caldore, alza, messa al centro ancora Bisani, si gira, Bisani potrebbe tirare, mamma mia Bisani signori, doppietta per lui personale e riporta in vantaggio il Giuliano per la prima volta in questa partita. Rivediamo, perché io quando l'ho visto girarsi, ragazzi, questi sono movimenti da attaccante puro, guarda qua, destro angolatissimo, Martinez un po' colpevole ma la palla era molto angolata, ed è 2-1 Giuliano, incredibile ragazzi, incredibile. E Dio si allunga sulla sinistra, cavalcata dentro l'area di rigore, madonna mia Labriola cosa ha sbagliato, un millimetro ragazzi, mega paratona di Martinez che si è ritrovato comunque la palla addosso in quel caso, ma grande Giuliano in questo momento, ancora calcio d'angolo, batti ribatti, Galasso ancora per Di Dio allunga benissimo dalla parte di fuori, arriva Polen ma la difesa sparacchia benissimo in fallo laterale, grande Giuliano, grandi ritmi signore, siamo giunti quasi al 68esimo, ancora Caldore mette al centro, adesso Giuliano prova a chiudere la partita con un grandissimo Bisani ispirato, della mette esternamente per Caldore, Caldore potrebbe provare la botta, si allunga, si gira, madonna mia la traversa, e il gol di Dio, la prima rete del nostro esterno. Ma che Giuliano ragazzi, mamma mia che Giuliano abbiamo fatto. Qua guardate, Caldore traversa ma arriva di Dio come un falco di testa alle spalle di Martinez, incolpevole in questo caso. Ma 3-1 Giuliano ragazzi. Operiamo delle sostituzioni, anche se abbiamo solo Flavio Di Dio da sostituire, mettiamo Lettieri al posto suo e va benissimo così. E poi direi stand innovation per Bisani. Facciamo giocare un po' Sharma e un po' giù di preparazione, lo facciamo esordire ragazzo. E direi che non ho altro da sostituire. Possiamo giocare magari con Roberto al posto di Marconi per farlo rifiatare solamente un po'. Va bene così. Il tempo scorre inesorabile. 4 minuti che vanno via. Il Giuliano batte la regina 3-1 dopo essere passato in svantaggio dopo 15 minuti. Recuperate immediatamente lo svantaggio dopo 2 minuti grazie a Bisani che comunque poi si ripete nella ripresa, riportando in vantaggio per la prima volta nella partita il nostro Giuliano, e poi ci pensa Flavio Di Dio al 68esimo a chiudere i giochi, signori 16 punti, una sola sconfitta, anzi due sole sconfitte signori, non abbiamo neanche fatto forse due sconfitte, un pareggio, il resto sono tutte vittorie ragazzi, 5 vittorie, incredibile. Brindisi Juve Stabia 1-1, Casertana Taranto 1-1, Virtus Francavilla Turris 2-0, Turris che sarà la nostra prossima avversaria in trasferta. L'allenamento per la partita contro la Turris sarà questo, ovviamente facciamo riabilitazione, quindi un po' di defaticamento lunedì mattina, riposo il pomeriggio e poi riprendiamo il nostro corso con gli schemi, si lavora sempre sugli schemi per aumentare il nostro affiatamento. Totale sarà l'allenamento del martedì mattina, mezzogiorno faremo movimenti di squadra, difesa il mercoledì con attacco il pomeriggio, abbiamo poi possesso palla e tattica ovviamente il giovedì, movimento e parate per i portieri e farli lavorare bene, totale l'allenamento pre-partita del sabato e poi ci sarà il focus dove prepareremo la trasferta di Giuliano che avverrà domenica 18 ottobre. Uno sguardo va dato anche al nostro profilo ragazzi, che comunque ancora rimane un profilo molto basso, ma siamo però una squadra siamo però un allenatore che ha fatto una promozione del campionato de Portugal, poi mi sono dimesso da allenatore dell'Oletano perché siamo passati al Nacional de Madeira, dove praticamente se rimanevamo per un altro paio di mesi avremmo anche vinto il campionato e ci saremmo ritrovati nella Serie A portoghese. E invece ho fatto una scelta che speriamo non me ne debba pentire, ma per il momento sta andando tutto abbastanza bene. Crotone Potenza,
ad anticipare la nona giornata, vediamo come va, perché il Crotone è a caccia della sua terza vittoria consecutiva, e così è. Il Crotone adesso è ottavo in classifica, vedete, una squadra che era a 4 punti fino a 3 giornate fa e oggi si ritrova al momentaneo ottavo posto ed entra di diritto nei playoff, battendo signori in potenza che adesso verosimilmente potremmo noi agganciare in classifica se vincessimo nella terra dei coralli. Andiamo a Torre del Greco e ce la giochiamo con la Turris, vediamo un attimino cosa succede. Recuperiamo comunque al 100% Sorrentino, Salvatore Bottiglieri, quindi due attaccanti. Comunque ancora non abbiamo Rondinella e ovviamente Lazzari non ancora pronto per questo incontro. Messina Monterosi, Brindisi Foggia, Catania Cerignola, Regina Avellino, Juve Stabia Virtus Francavilla, Latina Fidelis Andria, Taranto Monopoli, Torres Casertana. Sono tutti incontri molto interessanti. Squadra che vince non si cambia, eccetto Moretto che oggi sostituisce Gladestoni. Ora, Bisani non è un nostro giocatore, lo abbiamo preso in prestito, però in futuro si potrà muovere qualcosina. 3-5-2, 3-4-3 in questo caso per la Turris di Canzi, Andrea Pagno, Bonfanti, Cocetta Forte, Iari Bertolucci, Stefano Esempio, Simone Muratore, altro bel centrocampista, Nicolò Berzeni, Augusto Sedorf, Owusu, Sabino Signorile, Bosanai e là davanti Sebastiano Svidercoschi. Ragazzi, questi c'hanno una squadra buona. Bella questa apertura per Bosanai che ha metri. Vede scattare, ma lo sempre secondo me in netto fuorigioco. L'avevo già visto Svidercoschi. Tanto l'Avellino passa in vantaggio a Reggio Calabria. Regina messa malissimo. Sì. Però subito pareggio di Marco Zunno, attaccante che attualmente mi pare che gioca nel Messina. Ok, ragazzi. E qui alto sopra Teresa, ancora Giusti che ci prova di testa, il ragazzo mostra delle belle capacità. Non male, direi. Catania è in vantaggio pure. Bisani si acciacca e quindi siamo costretti a far entrare nella ripresa molto probabilmente Sorrentino, anche se al momento sta resistendo, e qui viene espulso Iabre per somma di ammonizioni. Si becca il secondo cartellino giallo e ora partita ovviamente in salita. Dobbiamo far uscire intanto Bisani, dentro Sorrentino. Dobbiamo fare purtroppo un'altra sostituzione. Moretto deve andare a sostituire Iabre, però dobbiamo giocare con Oyewale a sinistra. Centrocampista di quantità su unica supporto, dobbiamo mettere Marconi come regista e ci dobbiamo abbassare non poco purtroppo. Sarà un secondo tempo abbastanza, come dire, duro, perché ora siamo con un uomo in meno e loro siamo pure fuori casa. La Turris adesso proverà il tutto per tutto, ha fatto entrare pure Scaccaparozzi e anche Moussa Mané ha fatto un paio di sostituzioni molto interessanti. Oyewale dalla bandierina, Sorrentino di testa viene anticipato, ancora Oyewale mette al centro, qui sparacchia lontano, ancora di Dio! Giuliano in vantaggio al 14° della ripresa con il destro di Didio deviato, ma comunque Didio ragazzi è di un altro livello, meno male averci di questi giocatori in squadra. Qui Caldore assist al bacio, destro di Didio deviato con il culo proprio da Cocetta, 1-0 Giuliano. E ora attenzione perché si infortuna pure si infortuna Labriola. No ragazzi, però mi sto rompendo i coglioni, proprio mi sto veramente rompendo le palle. Comunque, pensiamo a questa partita e poi vediamo cosa si è fatto al Labriola. Caldore per Roberto, molto statico la Turris che dovrebbe approfittare della superiorità numerica. Per il momento sembra esserci una squadra sola in campo, ma attenzione a queste sbavature. Berzeni per Bosnai, ancora Muratore di prima per la botta di Svidercoschi, ancora Bosnai. Calcio di punizione alto sopra la traversa, i minuti passano, Giuliano comunque mantiene ancora il vantaggio. Non ho operato nessuna sostituzione se non quelle del primo tempo. Scaccaparozzi al centro, palla ancora alta sopra la traversa, molta imprecisione per la Turris. Stiamo gestendo abbastanza bene, incoraggio i ragazzi, li incoraggio perché mancano 4 minuti adesso che se ne stanno andando via tutti e 5 quelli di recupero concessi all'Abito. Signore, andiamo a vincere anche a Torre del Greco nonostante l'inferiorità numerica. Mamma mia che Giuliano ragazzi, 19 punti in classifica, siamo a metà dell'opera e ancora non siamo neanche a metà del girone di andata. Fantastico, fantastico. Ora andiamo a vedere che si è fatto Labriola.
sono curioso. Intanto Messina-Monterosi 2-2, Brindisi-Foggia 1-0, il Catania perde in casa ed è la prima sconfitta in campionato, non perdeva da 4 mesi contro il Cerignola che espugna il Cibali al 94esimo. Poker dell'Avellino a Reggio Calabria, il Giuliano batte la Turris 1-0 condannandola praticamente all'ultimo posto perché sono 2 punti in classifica. Speriamo che non si sia fatto niente la Briola. Rabiola infortunato, un mese. Ecco, allora, un mese la Briola. Rondinella fortunatamente sta recuperando e recupererà per la partita contro la Juve Stabia che avverrà tra 3 mesi. 3 mesi per Ovisak. Recupera Lazzari, si infortuna invece Bisani per 2 settimane. Squalificato anche Iebre. Insomma, andiamo a giocarci l'ultima partita del nostro video contro la Juve Stabia, che comunque pareggia in casa contro la Virtus Francavilla. Latina ne fa 4 alla Fidel Sandro, che secondo me fra tutte quelle che ci sono là sotto è messa peggio di tutte. Taranto batte Monopoli 1-0. La Casertana va a vincere a Sassari per 2-1 contro la Torres. La classifica la vediamo: Catania 24, Foggia 20, Potenza e Giuliano 19, staccando il Messina e il Brindisi di 2 punti con 17 punti. Avellino e Cerignola 16, Taranto 15, Crotone 13, finisce la zona playoff. Sorprendente il nostro campionato attuale. E allora, 10ª giornata, ultima partita del nostro video di oggi, che potremmo chiudere con l'unplane, però ogni volta che facciamo questo discorso prendiamo sempre mazzate. Casertana Latina, Foggia Taranto, big match, Monterosi Regina, Potenza Catania, altro big match, Virtus Francavilla Brindisi, Avellino Turris, Cerignola Messina, altra partita da tenere sott'occhio. Il Crotone ha fondamentalmente la possibilità di andare a 16 punti con 4 vittorie nelle ultime 4 giornate. Giuliano, Juve Stabia, Giuliano potrebbe fare la stessa cosa, ma sarà un derby infuocato. E poi Monopoli Torres. Signori, come detto, recuperiamo Lazzari, Sorrentino al 100%, Bottiere e Rondinella finalmente, ma abbiamo perso diversi giocatori. Comunque sì, i primi tempi, questi sono i parziali, col Casertana in vantaggio sul Latino 1-0, Foggia 1-0 sul Taranto, Monterosi 1-0 sulla Regina, 1-1 tra Potenza e Catania, e poi il Brindisi sta vincendo a Francavilla Fontana per 1-0 con la rete di Ganz. Noi ci iscriviamo con Marchegiani, Oyewale, Caldore, Polen, Rondinella finalmente ritornato abile da ruolabile come terzino fluidificante e lavoro di difesa. Abbiamo poi Gladestoni che riprende la sua posizione da regista arretrato, Moretto riprende la sua posizione da centrocampista di quantità, Marconi, Didio, Galasso, Sorrentino là davanti. Signori, per la gloria, si gioca per la gloria, direi, si gioca per la gloria. Una vittoria oggi contro la Juve Stabia significherebbe veramente metterci in una posizione di classifica e soprattutto di punti molto ma molto interessante. E allora, allenatore Alessandro Gamberini, ex giocatore, abbiamo Ghidotti in porta, fortissimo portiere, Matteo Meoni, Alessandro B. Mercati, Boumacar Marong, Alessandro La Rosa, Maselli, Alessandro Fortunato, Vincenzo Avolio, Zucchetti, Vincenzo Della Pietra e Maximilian Ibrahimovic hanno questi ragazzi. Stretto di mano con l'allenatore della Juve Stabia, le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Cornice di pubblico, 737 tifosi. Questa è la prima volta che facciamo questo numero. Abbiamo sempre fatto finora intorno alle 300 unità. Il pubblico inizia a crederci. Allora non deludiamoli, non deludiamoli. La battuta va ai mercati. Siamo al 25esimo minuto e arriva il gol di Avolio. Non è neanche in fuorigioco, è in perfetta posizione regolare. Rivediamo il gol, passiamo in svantaggio dopo 25 minuti, è stata la prima azione da segnalare di mercati, qui appoggio per Ibrahimovic che grande movimento con passaggio a seguire, qui tutto da solo a Avolio, non potevamo fare nient'altro che guardare. 1-0 Juve Stabia. Rondinella che ancora non è al 100%, infatti guardate qui erroraccio, madonna mia, è momento un attimino di confusione. Zucchetti la prende sulla linea, molto bello lo stop e ancora fanno fuori qui Rondinella, allunga male per di Dio, allora approfitta la Juve Stabia che sta giocando veramente bene, questo Ibrahimovic ci sta creando serissimi problemi. Ghidotti, battuta lunga, siamo al 41esimo e c'è solo una squadra in campo per il momento e non è il Giuliano. Oyewale per di Dio, fermato per un attimo, di Dio riesce tecnicamente a fare quello che vuole. Polan
È messa bene la Juve Stabia, non abbiamo molti pertugi. Marconi, bellissima apertura per Sorrentino. Non poteva sbagliare, ma l'ha fatto. Non poteva sbagliare, ma l'ha fatto. Poi ci si chiede perché fai panchina. Caldore. Vediamo un altro Giuliano in questo secondo tempo. Poi è uguale. Ma loro sono messi bene. Non ci stanno facendo praticamente muovere. Sbagliamo passaggi anche facili. Qui Della Pietra mette per Ibrahimovic. Potrebbe chiudere la partita. Così è, signori. Stiamo sbagliando noi. Stiamo veramente sbagliando noi. Stiamo sbagliando noi. Sveglia. 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 Ragazzi, stiamo giocando veramente male. Ma proprio male. La peggiore finora partita disputata dai nostri 11. Oyewale mette al centro e... palla alta sopra la traversa. 64esimo. Niente da fare per noi al momento. E allora facciamo uscire Rondinella perché ne ha ancora veramente per pochissimo. Entra Giusti al posto suo. Esce anche Oyewale. Ed entra Perrone. Dobbiamo mettere due esterni che non sono due esterni. Soprattutto Perrone. Non lo è per niente. Andiamo di mentalità offensiva. Ci proviamo. Incoraggiamo i ragazzi. Vediamo che cosa ne esce. Di Dio è morto praticamente. E sta anche tra le altre cose giocando male. Niente da fare, esce anche di Dio. Partita purtroppo consegnata all'avversario. L'avevo detto, non potevamo fare 4 su 4, sarebbe stato troppo. Qui ci stanno portando anche a spasso. Serafini mette al centro benissimo per Pietra. E qua c'è un gran gol, ragazzi. Niente da fare, 0-3, cadiamo male. Cadiamo molto male. Cadiamo veramente malissimo in questa partita. Siamo veramente caduti molto male. Molto molto male. Knockout, direi. Ragazzi, knockout. Vince la Juve Stabia, lo fa anche meritatissimamente. Il risultato non mi soddisfa per nulla, ma non posso riproverare nulla a sti ragazzi, perché siamo comunque quinti in classifica con 19 punti. E ragazzi, noi ne dobbiamo fare altri 21 per toglierci il pensiero di dosso. E va bene così. Casertana 2, Latina 0, Foggia Taranto 1-1, Monterosi batte Regina 1-0, il Catania seconda sconfitta consecutiva e adesso il Potenza è a sole due distanze. E il Foggia ne ha sole 3. Virtus Francavilla Brindisi 1-1, Avellino batte Turris 2-0, Cerignola Messina 1-1, il Crotone, ragazzi, quarta vittoria consecutiva, si porta adesso a 16 punti, a 3 punti da noi. Ci hanno risucchiato 9 punti questi ragazzi, impossibile, incredibile. Juve Stabia batte Giuliano 3-0, Monopoli Torres 1-2. Classifica, la vedete, è fantastica, ancora tutti i giochi sono aperti, persino anche il Catania, che con queste due sconfitte consecutive viene un attimino ridimensionato. Ragazzi, pollicciazzi in su se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo quartetto. Ciao, ciao.